Ragazzi, dove vi siete conosciuti? Sì, diciamo che è un po' un casino perché il nostro incontro è stato un po' casuale, ci siamo conosciuti a feste di laurea, per strada, in giro, insomma, siamo sette persone, sei persone, quanti siamo? Siamo sei e abbiamo fatto un po' di fatica per trovarci tutti, però alla fine ci siamo trovati. Come avete incominciato questa esperienza? Vai Spike. No, volevamo solo fare un botto di casino, veramente, cioè siamo trovati tutti i musicisti. Un giorno finalmente ci siamo decisi di andare in sala prova e sì, è nata così l'idea, tipo 5 mesi fa. Il casino l'hanno fatto perché posso assicurare che l'audio era abbastanza forte e ha scosso un po' l'ambiente della Bocconi. Comunque, ragazzi, che musica ascoltate? Tutti lo stesso genere o...? È una bella domanda, si passa dal grunge di Nirvana di Luca agli AC/DC e i Pink Floyd di Alessandro, anche i miei, a Radiohead, che sono il mio gruppo preferito, a qualche strano archetipo di metal estremo, tipo Necrophagist o qualcosa di Spike. Alessandro viene da studi classici e Sasà ci gira sulla torta, fa qualcosa del tipo reggae. E pizze casalentina, alla grande. Esatto. Le web tv, la realtà delle web tv, la conosci? Hai mai avuto a che fare? Puoi dirci la tua opinione? Vuoi rispondere tu? Lascio tranquillamente un... No, vabbè, le web tv alla fine è un buon mezzo per tutto, per conoscere la gente, nel senso per farsi conoscere nel mondo, anche magari nel tuo piccolo, no? Anche se non fai grandi cose, sono utili e noi, sì, sono un buon mezzo, insomma, e credo che possa essere importante per il futuro di qualunque iniziativa, innanzitutto, non solo musicale, a livello di cultura in tutti gli aspetti, credo. Quindi tu come vedresti l'unione musica e web tv in generale? Perfetto, musica e web tv, lettura e web tv, natura e web tv, tutto quello che veramente può dare aiuto alle persone, al rispetto, ai rapporti sociali, veramente può essere utile. Ora, per quanto noi possiamo divertirci e far ridere, far spettacolo, l'importante è veramente dare un messaggio. Oggi abbiamo dato un messaggio di amicizia, credo, perché noi veramente ci conosciamo da poco, cioè, o meglio, ci conosciamo da un po' di più, però suoniamo veramente da troppo poco, eppure ci siamo trovati veramente bene perché l'amicizia aiuta tanto. Ciao! Confusamente per la Bocconi! A voi! Un saluto! Un applauso confusamente, concerto in Bocconi.